Però madre sei tipo nato naso professionista conosciuto in tutto il mondo. E felice di essere qui a Salerno, che è una città che amo molto, dove ho molti amici e dove finalmente sono arrivati i miei profumi. Come nasce un profumo? Il profumo nasce sempre da un'idea, poi il naso compone, però è veramente una cosa che parte dal cervello, parte da un'intuizione e poi con le essenze, che sono veramente tantissime, si compone una fragranza. I suoi sono profumi naturali che richiamano ovviamente anche alla natura. Siamo in un territorio come vicino alla costiera amalfitana. Ecco, c'è un profumo che la ispirerà secondo lei, richiamando questa terra? Beh, questa è la terra dei profumi, è una terra che amo tantissimo. Ovviamente i limoni e il profumo del mare sono, insieme ai gelsomini, le note dominanti di questa magnifica campagna. Il profumo che più la soddisfa? Beh, i profumi che amo e che apprezzo sono tantissimi, sono molto legata di questa collezione a questo profumo che si chiama Core Ingrato e che è a base di una tuberosa straordinaria, una tuberosa egiziana molto fiorita, molto fresca e che è il nostro best seller. Apprezzata anche dalla regina Elisabetta alle principesse arabe fino ad arrivare al Vaticano, quindi ha creato delle fragranze che richiamano l'incenso di Roma, ma anche delle fragranze nobili in un certo senso che riportano alle antiche rose. Beh, il mio lavoro è da sempre, quest'anno sono 30 anni, quello di creare profumi su misura. Il profumo per la regina Elisabetta è stato veramente un grandissimo punto della mia carriera, perché è veramente molto difficile essere fornitori di Sua Maestà la regina Elisabetta. Ho creato questa collezione delle profumazioni citate dalla Bibbia, perché la Bibbia è un vero e proprio ricettario di fragranze, e questa collezione, che sono gli incensi delle chiese di Roma, la rosa mistica e il nardo della Maddalena, sono piaciute talmente tanto che le hanno prese in distribuzione le edizioni paoline in tutta Italia.